lots and lots of room. Shut up! I'm trying to play video games! Come va, vicini di casa? Io sono Big House e non ci crederete, ma siamo di nuovo su Cry of Fear. Sono sicuro di averlo fatto precedentemente, ma forse è la prima volta che un episodio di Cry of Fear ne segue un secondo. Succede di continuo che ad ogni episodio di Cry of Fear segue un nuovo horror, nuovi horror che vi propongo, e questo gameplay rimane sempre in attesa per una o due settimane prima di continuarlo. E voglio assolutamente perdere questa abitudine. Inoltre alcuni di voi nei commenti recenti mi hanno scritto: ah, ma perché non fai un secondo episodio di Cry of Fear? Detto, fatto, doppio appuntamento con Cry of Fear e torniamo nel nostro incubo. Bentornati a todos de nuevo en Cry of Fear. Allora, di là non si può andare, quindi l'unica cosa che rimane da fare è tornare indietro. Tornare indietro in questo buco di fogna, sperando che vada tutto bene. Ecco, io volevo proseguire tornando indietro, ma c'è un piccolissimo problema. Che vogliamo fare? Allora, stronzetti? Siete in tanti, vedo. Non riesce a passare? Non riesce a scavalcare un tubo? Davvero? Non riesce a scavalcarlo? Oh, bene! Bene, bene, buon per me! Così risparmio munizioni e ti prendo suon di mazzate con Manganellino, che è tornato in grande stile. What time is it, Manganellino? Time! Dai, prendi questo! What time is it, Manganellino? Time! Dai, avanti il prossimo! Forza, ce n'è per tutti! Sì, tu, forza! Dai, non siete timidi! Dai! Non si scavalca il tubo! Come ti sei permesso di scavalcare il tubo? Prendi questo! Prendi questo! Così impari a scavalcare il tubo! Dritto nelle palle. Allora? Qualcun altro che vuole permettersi a scavalcare questo tubo? Eh? Dai, forza, è il vostro turno. Oh, vuoi essere te il primo? O forse quello là dietro? Eh? Ah no, vuoi essere tu? Dai, coraggio, vieni. Ecco fatto. Uno per uno sono andati all'inferno. Noi andiamo avanti. L'ultimo che ho fatto fuori ha persino avuto il coraggio di ferirmi, eh? Che coraggio. Che coraggio. Adesso la strada che prima avevo liberato sarà di nuovo piena di questi mostri. Sicuramente. Sicuramente. Dai. Ah no? Ah no? Non c'è nessuno? Puzza di trappola. Però vabbè, era qua che dovevamo tornare, giusto? Mi sa di sì. Ah già, dovevamo tornare alla metropolitana per mettere i fusibili. Ecco dove dovevo andare. Ah, e prima c'erano gli appartamenti. Ah, è la musica che fa sto suono qua. Pum pum, pum pum. C'è qualcuno? Non mi ricordo più che strada dovevo prendere. Di qua, presto, presto. Ah sì, si saliva e poi... Era di qua? Sì! Torniamo a sta cazzo di metropolitana, che era lì che si trovava la roba per il fusibile. In una precedente parte avevo detto che non avrei mai più voluto tornare in metropolitana con quei cazzo di treni che si chiamano farsa. Però involontariamente vi ho mentito, perché devo per forza tornare lì. Di nuovo salgo sull'autobus senza biglietto. Non me ne volete, perché sapete com'è. Eccoci qua. Coca-Cola. Attenta a te. Il mio vecchio amico! Il fucile da cecchino che avevo sacrificato per l'M16. Ah, non c'è spazio. Per sti cazzo dei fusibili!
Li odio tutti. Adesso devo ricordarmi dove andavano messi, così posso tornare a prendermi il fucile da cecchino. Che qualche munizione in più non guasta mai. Forse era di qua. Forse, eh. Quando ero alla ricerca di Ronald Street, qua era. Ah, ecco, ecco, ecco. Questa cazzo di metropolitana. L'inferno. Come va, farsa? Ti sono mancato? Ok, fatto. Rimane un altro che non so dove sia, ma sinceramente non lo so. Waspet Gardens. Ah, è aperto? Prima non lo era. Strano. Chi cazzo è questo? Oh no! No, 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 chi è? Chi è? Perché è così alto? Aiuto. Aiuto, aiuto. Era alto. Era alto quanto quella finestra lì. Fino al secondo piano arriva, santo cielo. Ma cos'è? Chi è questo abominio? Oh mio Dio! Guardalo! È un abominio! Ma posso ucciderlo? No! Fermo! Fermo, devi morire! La cosa si prospetta molto dura. In faccia! Ce l'ho fatta! Ho ucciso questa roba qua che non so che cos'è. Michael Jordan, ti chiamerò Michael Jordan visto che sei così alto. Dai, se ti rincontro magari ci facciamo qualche tiro a canestro. Dove sono? Un altro Michael Jordan! No, 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 Michael Jordan, no! Ehi, sei tornato già con... Oh! No, 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 fermo! Fermo! Fermo, fermi, fermi, fermi tutti! Fermi tutti, Michael Jordan, via! Via, 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 via! Oh, quanti sono! No! No! No, 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 no. Voi siete giocatori di basket professionisti alti così, cioè è un'altezza abominevole, io non la raggiungerò mai. Anch'io so giocare a basket, me la cavo benissimo, ma con voi in mezzo no. Devo rompere sto robo? Si può? Di nuovo sta pala. Vabbè, dileguiamoci prima che arrivino i cosi, i Michael Jordan. Via. Via. Oh, si può... No! No, 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 Michael Jordan, via, 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 presto! Ce l'ho fatta? Sì, ok. Niente più Michael Jordan. Voglio una siringa. Ti prego. Non far venire fuori nessuno. Guarda, se esce fuori qualcuno adesso io mi strappo i capelli. Nessuno? Bene. Ah, ma... Ma qua è dove si era uccisa Sophie? Nell'ottava parte! Vediamo se c'è ancora Sophie? Sì, c'è ancora Sophie. Ciao, puttana. Non so nemmeno dove andare a cercare il secondo fusibile. Tape recorder. Stay with the tape. Adesso se muoio, cosa molto probabile, ricominceremo da qui. E qualcuno mi dica dov'è sto fusibile, dove devo andare a cercarlo. Qualche punto di riferimento, qualcosa. No, 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 no. I troioni no. Via. Va di retro i troioni, no. Ah, ok, è proprio chiusa. No, pensavo... Magari si deve andare da qualche altra parte. Magari si è aperto un passaggio nuovo. Guarda che ti vedo là in fondo, Ti vedo? Guarda, headshot, Guarda, guarda. No. Certo che se non ricarico... Headshot! Che pro! Che pro! E adesso sganciami le munizioni. Muchas gracias, amigo.
Amigo. Oh, no, no, no! Puttana merda! E di nuovo! Chissà se riesco a beccare il suo amico da qua. Ce la faccio? Ce la faccio? No. No, devo per forza espormi. Forza. Oh sì! Sì, 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 sì. Anche te sgancia, grazie. Dov'è? Dov'è? Ah, ok. Grazie mille. Ce n'è un altro, mi sa. No? Ci vorrebbe una bella siringa in questo momento. Non mi freghi. Non mi fregate più. Cosa devo cercare? Cioè, ho capito, devo trovare il fusibile, ma dove? Sono tornato indietro dove c'era quel parco che avevo risolto l'indovinello mesi fa. Mesi fa, proprio. Dove avevo risolto quell'indovinello. Nel parco, più indietro non si può andare. Non so dove si va a parare. Qualcuno qui sotto che tende l'agguato? Facebook! No, 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 fermo! C'è Facebook! Attenzione, c'è Facebook. Facebook ci fa male. Facebook. No, 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 Facebook, Facebook, sei troppo violento. Facebook. Facebook, piantala perché è inquietante quello che stai facendo. Via, via. Ti vedo. Ti vedo. Muori, 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 muori. Bene, bene, bene. Facebook se n'è andato. Se n'è andato, qui è buio. Risolviamo immediatamente. Quanto sangue che lascia Facebook? C'è sempre più mestruazioni questo qua, non la smette mai. Sempre più mestruazioni, vabbè. Non so minimamente quello che ho detto. Non mi rendo conto di quello che dico. No! No! Facebook! 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 Non ti devi incazzare così, però, eh! Sei te che l'hai voluta questa cosa. Sei te che sei ostile. È colpa tua. È solo tua. Vi prego, pregate insieme a me. Aiutatemi a trovare una siringa, perché qua non ne vedo neanche una. E ho una salute così bassa che una formica spiaccicata a terra è più in forma di me. No! Aspetta! Non so se lo vedete, ma io lo vedo. Guarda, 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 c'ho un occhio d'aquila io. L'occhio dell'aquila c'ho, guardalo. Guardalo là dietro, bastardo. Bastardo, guarda, guarda. Questo è quello che ti meriti per nasconderti. Per tendermi gli agguati. No! Adesso vi apro in due. Vieni avanti. Dove sei? Là in fondo, eccolo che arriva, eccolo che arriva. Forza. In piena faccia, nel mento gli ho sparato. Allora, scendo per vedere se ci sono siringhe, ma non ne sono poi tanto sicuro. Troverò brutte sorprese, già lo so. Per questo ho salvato. Per questo ho salvato. E adesso si vede. Si vede. Lo vedo già, lo stronzo. Eccolo lì. Muori? Ma perché non... perché non muore? Aiuto. Aiuto, aiuto, aiuto. C'è un problema. C'è un problema. C'è un problema. C'è un problema con uno stronzo. Muori! Muori, muori! Bene. Perché non è morto? Boh, forse i colpi li contava che li sparavo qua sopra. Non lo so. Comunque, grazie. C'è qualcun altro? No! Siringhe? No, perché in questo gioco non si possono recuperare la salute e altre robe mangiando gli snack? Adesso mi ricordo! È da qua che lo devo... è da qua che devo prendere il fusibile!
Ora mi sa che devo tornare dove c'è Michael Jordan e compagnia. E non sarà facile. Michael? Jordan? Sei qui? Ah sì, eccoli là. Pronti a giocare a basket. Però siamo in tre, ragazzi. Bisogna trovare un quarto giocatore. Avrei chiamato Sophie, ma purtroppo si è suicidata. E non possiamo farlo. Non è che avete un quarto amico con cui... che può partecipare, no? È di qua. Cozzo! No! Oh, l'ho fatto! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, non c'è bisogno di urlare! Bene! Bene! Postaccio! Tutta sta manfrina per poi tornare qui. La metropolitana. Il posto più lurido al mondo. E non ci volevo tornare per nessuna ragione. Ma mi vedo costretto. Però, se ci fosse una siringa qua nei dintorni, il mio umore potrebbe risollevarsi. Farsa, amico mio, amico tra parentesi, sono tornato. Mi hai tenuto d'occhio il fusibile? Bene, perché c'ho il secondo. Anche se non so effettivamente dove mi porterà quella porta, che sbloccherò tra poco. In ogni caso, siamo tornati in metropolitana. In ogni caso, ho dovuto rivedere Farsa ancora una volta. Quella specie di treno demoniaco. E siamo qua. Che bei saltelli che ho fatto. Ok. Sì, mettilo dentro. Sto fusibile. Che pena, quanta pena. I patiti dei martelli, le letti volanti, i troioni, i bambini pattume, la Coca-Cola, Farsa, Facebook, adesso anche Jordan. Quanti compagni di giochi in questa avventura, pronti sempre a farci due maroni così. Comunque sia, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace e un commento come sempre. Mi manca il fiato. Grazie per avermi accompagnato in questa 14ª parte di Cry of Fear. Ufficialmente con questa parte Cry of Fear diventa il gameplay più lungo che io abbia mai fatto. Persino più lungo di Outlast, che era di 13 parti compreso il finale. Sono contentissimo di aver giocato insieme a voi questa 14ª parte di Cry of Fear e... 14 parti. A questo punto non possiamo fare a meno di chiederci quando finirà, ma soprattutto cosa succederà nella prossima parte. Questo, cari miei, lo scopriremo nei prossimi video. Ciao a tutti vicini di casa!